Siamo molto contenti che un palazzo così bello viene restituito alla città in una delle più belle piazze di Milano. E chiaramente questo aggiunge un ulteriore impegno a noi, perché già siamo molto presenti su questa piazza, Milano è il cuore d'Europa e vogliamo ulteriormente crescere. Ci vogliamo presentare in questo edificio che rappresenta un po' la storia, anche perché era la sede del Credito Artigiano del dopoguerra, che poi si è fusa circa 30 anni fa nel Credito Valtellinese, quindi un senso di continuità, di ritorno nella vita e nel centro della città. La Lombardia è chiaramente la regione su cui siamo maggiormente presenti, abbiamo quindi il 50% degli impieghi, e Milano anche in questa zona, questa filiale, ha una quota molto importante anche in numero di clienti, quindi per noi è uno stimolo, perché siccome vogliamo crescere e vogliamo crescere sensibilmente, partire da queste posizioni è sicuramente un vantaggio. Nello statuto del Credito Valtellinese c'è scritto: mi raccomando, questa banca deve essere concentrata sulle piccole e medie imprese. Quindi abbandoniamo i concetti di grande finanza, noi vogliamo essere vicino a questi imprenditori, perché insieme a loro vogliamo crescere, e il modo migliore per crescere è capirli con un approccio da banca regionale, che crediamo ci dia un vantaggio competitivo rispetto alle grandi banche. Questo è un po' un principio che credo che mi abbia ispirato in questa mia, diciamo, vicenda bancaria che dura da tanti anni. Credo molto nel lavoro sia di chi fa banca e molto nel lavoro e nel sacrificio di chi fa impresa, e quindi capire, entrare in questa sintonia è un vantaggio notevole.